Signor Berviso, qui non si fuma. Ma io non fumo, dottore. E poi lei chi è? Guardi, non importa chi io sia, ma mi stia bene a sentire. Io l'ho fatta chiamare per aiutarla, per fare un favore a Diana, al barone. Ho chiesto informazioni, conosco la sua vita, ma vorrei capire di più. Lei è davvero intenzionato a cambiare, a sostenere questo bambino, ad aiutarlo a farlo vivere, a farlo diventare uomo? Sarà in grado di farlo. Dottore, ma di che stiamo parlando? Noi dobbiamo salvare quel bambino. E lei, signor Belviso, deve cambiare.